Nel nostro tutorial precedente abbiamo visto come iniziare un lavoro a maglia, che era questo: prendere il filo da dietro, reggerlo col dito, passare la maglia e continuare poi a fare le altre catene, le altre maglie per fare la catenella di base, che di solito usiamo per lavorarci. E questo tipo di inizio lo userò per questo fiorellino che vedremo nel nostro tutorial successivo. Oggi impareremo un altro modo di inizio che ho usato, per esempio, per fare questo fiorellino che ha due strati. Questo è un fiorellino piatto e questo è un fiorellino a due strati. Questo nuovo modo di inizio è il seguente. Prendiamo il filo, lo giriamo intorno al dito. Passo l'uncinetto sotto i due primi fili per prendere il terzo. Poi prendo il filo da dietro e lo passo qui ed ecco fatto il primo, il capietto. Adesso di nuovo passo il filo sotto, prendo il filo qua e lavoro la maglia. Sotto prendo il filo e lavoro la maglia. Di nuovo sotto i due fili, prendo il filo, lo passo dalla mia parte e lavoro la maglia. Ancora passo il filo sotto e lavoro la maglia. Come vedete, è un po' questo è un doppio, diventa una catena, una maglia doppia. E qui, così come ho preso io il filo, di solito sono circa 12 maglie, giusto punti giusti, maglie giuste per iniziare un lavoro in tondo. Come vedete, è una cosa molto semplice e quindi vi lascio fare pratica anche con questo nuovo modo. Vi faccio vedere ancora una volta. Prendo il filo così, lo avvolgo intorno il dito. Passo l'uncinetto sotto, prendo il terzo filo e qui dietro prendo questo filo qua per passarlo qui dentro per fare il capietto. E poi passo sempre sotto i due fili, prendo il filo che sta dietro per lavorare la maglia. Non è difficile, ci vuole un po' di pratica solo. E vi lascio fare pratica su questi due modi di iniziare il lavoro, perché in realtà la cosa più complicata sembra sempre l'iniziare un lavoro. Ci vediamo la prossima volta, spero che vi sia stata utile. Ciao.